Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora ragazzi, ve l'avevo detto, video del pomeriggio un pochino più breve per dare le ultime sulla formazione e sull'attesa di Inter-Arsenal. Allora, la formazione è una formazione un po' rivoluzionata rispetto a quella titolare. Inzaghi l'ha detto ieri in conferenza stampa che avrebbe mandato in campo i giocatori più in forma, quelli che gli davano più garanzie a livello fisico. Ovviamente bisogna gestire anche le forze sulle partite ogni 3 giorni, quindi Inter Venezia, Inter Arsenal e Inter Napoli. Quindi domenica c'è lo scontro al vertice tra la prima e la seconda in classifica, con la forte opportunità per l'Inter di vincendo di scavalcare il Napoli e portarsi in testa alla classifica. Quindi forze fresche oggi in campo. Adesso fra poco andremo a snocciolare la formazione che scenderà in campo questa sera. Quelli che dicono che la formazione in campo questa sera è la formazione dei vice perché si dà più importanza a Inter-Napoli, no, secondo me no. Poi è chiaro che se ci fosse stata una partita decisiva, sia domenica che oggi, o una o l'altra, in campo sarebbero andati i titolari, risparmiando i titolari nella partita più importante, risparmiandoli in questa partita qui. Per me l'ottica di questi 4 giorni e di queste 2 partite non è quella. Questa partita qua è importante esattamente quanto Inter-Napoli. È una partita che, alla luce dei risultati anche maturati ieri sera, è una partita che ti può lanciare verso le prime 8 se vinta. E ricordiamo che se per caso l'Inter dovesse riuscire nell'impresa di qualificarsi tra le prime 8, che adesso non è più neanche tanta impresa, perché davanti ci sono squadre impensabili, che erano impensabili a inizio Champions League, quelle forti sono più indietro, staccare quelle forti a metà del giro, al giro di boa, insomma, sarebbe sicuramente una cosa molto importante. Quindi avere la possibilità di entrare tra le prime 8 vorrebbe dire lasciar giocare alle altre i playoff con i 16esimi di finale. Ricordiamo che quest'anno la Champions finisce a fine gennaio nelle prime 8 partite, poi iniziano i playoff e poi dopo gli ottavi di finale. E vuol dire anche poter avere un grande vantaggio in campionato rispetto a chi deve preparare la Champions League per cercare di mettere fieno in cascina in vista del campionato. Quindi chi sostiene che Inter-Arsenal sia meno importante di Inter-Napoli, secondo me, sbaglia. Comunque, dipende poi. Se la Champions League è un corollario e è giocata tanto per essere giocata, va bene. Ma non credo che l'obiettivo dell'Inter sia giocarla tanto per giocarla, ok? Poi che le priorità sia un campionato o la Champions League non lo so, ma i soldi che fa entrare la Champions League anche a livello finanziario e anche a livello economico per la società credo che siano molto importanti. Vincere una partita di Champions League ti porta più di 1 milione di euro in saccoccia. Quindi, per esempio, fate conto che la partita con lo Young Boys, con un gol al 94esimo, ha aumentato i ricavi nelle casse societarie di circa 600.000 euro, 700.000 euro. Adesso vado un po' a naso. Comunque, ha portato nella sacca dell'Inter con dentro i soldi 1.400.000 euro con un gol al 94esimo. Probabilmente, anzi, senza, probabilmente, senza quel gol lì, il ricavo sarebbe stato la metà, al di là dei punti in classifica. Quindi, pensate anche che una società ragiona anche sugli introiti. È chiaro che gli introiti di una singola partita di Champions League sono molto più alti che gli introiti di una singola partita di campionato. Quindi, per chi sostiene che Inter-Arsenal sia un corollario di Inter-Napoli, gli consiglio anche di andare a chiedere in società se preferiscono vincere Inter-Arsenal o Inter-Napoli. Comunque, detto questo, andiamo a snocciolare la formazione perché Inzaghi ieri aveva parlato di un turnover che non sarebbe stato corposo perché aveva bisogno, insomma, di vincere questa partita, no? Diciamo che ha fatto capire quello. Poi alla fine il turnover un po' corposo è, ma lui lo ha spiegato anche ieri dicendo che è chiaro che quelli al 100%, se sono al 100% giocano, se non sono al 100% non giocano. Per fare un riassunto, l'abbiamo sentito anche ieri nella clip nel video. Allora, formazione, Sommer in porta e fino a qua tutto tranquillo. Pavard, De Vrij, fino a qua tutto tranquillo, non gioca Bastoni. Ieri l'aveva anticipato Inzaghi dicendo che non era al 100%, anche se il ragazzo, anche se il giocatore aveva
comunque assicurato Inzaghi di essere al 100%. Inzaghi lo ha visto in allenamento, ricordiamo anche che Bastoni è uscito con il Venezia per crampi, non si è fidato troppo delle dichiarazioni di Bastoni, quindi Bastoni parte dalla panchina, gioca Bissek. Centrocampo un po' rivoluzionato, perché a destra gioca Dumfries e qui è come, esattamente come con il Venezia, sta giocando bene Dumfries. A sinistra non c'è Di Marco che riposa, entrerà probabilmente a partita in corso, a sinistra c'è Darmian. Quindi ieri Darmian, portato in conferenza stampa, gioca a sinistra. Quindi a destra Dumfries, a sinistra Darmian. Diciamo che a questo punto mi immagino che l'Inter, a differenza del solito, spingerà molto di più sulla fascia destra che dalla fascia di sinistra. In mezzo Çalhanoğlu ritorna al suo posto da regista. Quindi Çalhanoğlu torna a comandare in mezzo al campo. Finalmente torna il nostro regista, uno dei migliori giocatori del mondo nel suo ruolo, quindi Ciala in mezzo. Ai suoi lati però non avrà Barella e Mkhitaryan, ai suoi lati avrà Frattesi e Zielinski, quindi centrocampo completamente rivoluzionato, perché credo che quest'anno Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski e Darmian con un centrocampo a 5 così non abbiamo mai giocato. Quindi è la prima volta, è un centrocampo completamente nuovo, è un centrocampo completamente inedito. Vediamo come renderà. Quindi Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski e Darmian. Davanti non gioca Thuram che riposa, giocano Lautaro, instancabile, sempre in campo, e Taremi, che quindi ha una grandissima occasione, l'iraniano ha una grandissima occasione per farsi notare, per farsi vedere. Per giocare dal primo minuto non insieme ad Arnautovic, perché ad oggi, quando Taremi, vado a memoria, ha giocato dal primo minuto in Champions League, ha sempre giocato con Arnautovic di fianco. Questa volta ha la possibilità di giocare dal primo minuto con un titolare, quindi che fosse o Thuram o Lautaro. Questa volta tocca a Lautaro, quindi Taremi avrà la grande possibilità, ha la grande possibilità di giocare titolare in una partita di Champions importantissima, con a fianco un titolare, quindi con a fianco Lautaro Martinez, quindi importante anche per Mkhitaryan, che però per adesso ha segnato un gol solo in maglia nerazzurra nelle gare ufficiali, lo ha segnato in Champions League su calcio di rigore contro lo Stella Rossa, quindi adesso bisogna che anche lui dia dei segnali importanti sotto porta, perché è stato preso per quello, l'impegno c'è, lo abbiamo visto, anche qualche lampo di classe lo abbiamo visto, adesso però che all'occasione dal primo minuto gli si chiede di cominciare a essere anche decisivo. Ha avuto poche possibilità, questo è sicuro, fino ad oggi questa però è una grande possibilità, una ghiotta possibilità, e quindi gli si chiede di essere decisivo. Quindi questo un po', ragazzi, è il discorso. Ricordiamo che l'Arsenal di Arteta, che è una grande squadra in campionato, in questo momento è quinta, non avrà un centrocampista importantissimo nello suo scacchiere tattico, che è Declan Rice, che non è partito neanche da Londra per venire a Milano perché è infortunato, e quindi è una mancanza, sicuramente un'assenza molto pesante per i Gunners. Ha parlato anche Bakayo Saka, che ha parlato del presunto momento di crisi dell'Arsenal. Effettivamente l'Arsenal nelle ultime partite, le abbiamo elencate ieri, nelle ultime 5 partite ne ha perse due, ne ha pareggiata una, ne ha vinte solo due, una addirittura col Preston in Coppa di Lega, quindi una vittoria scontata. Quindi togliendo quella, diciamo che nelle ultime 4 partite l'Arsenal ne ha perse due e ne ha pareggiata una con il Liverpool, che comunque insomma pareggio con il Liverpool è un buon risultato. Quindi partita che aspettiamo con trepidazione, la formazione ve l'ho detta, la rielenchiamo giusto per riassunto finale, così almeno arriviamo dall'inizio alla fine. Formazione ufficiale, ufficiale, ufficiale quando uscirà ufficiale, ma la formazione che scenderà in campo stasera di Simone Inzaghi e dell'Inter è questa: Sommer, Pavard, De Vrij, Bissek, Dumfries destra, Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski, Darmian a sinistra, Taremi, Lautaro. Quindi questa è la formazione dell'Inter. Poi ragazzi, io intanto vado a farmi il prepartita, vado a cominciare a fare il mio training autogeno perché ci vuole. Stamattina ho fatto una partita di tennis, per chi segue i miei social, chiocciola filotramo su Instagram, andate a vedere, c'è una foto col mio amico Giuseppe, che insomma diciamo che giochiamo a tennis per stemperare la tensione della partita, il giorno della partita, quindi ho stemperato un pochino, ma adesso già sta tornando su, e quindi vi aspetto questa sera alle 20:30, mi raccomando, 20:30,
su 7 gold a Diretta Stadio per la cronaca della partita, quindi mi raccomando ragazzi, io sono lì, io spero che voi siate con me. Vi ricordo tutti i click possibili che sapete già, campanella, pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, basta schiacciare iscriviti, è gratis, fate click e poi commentate qua sotto prima della partita così vi sfogate anche voi e ci prepariamo a questo match. Ciao ragazzi, sempre forza Inter, vi aspetto stasera 20:30 7 gol, mi raccomando, ciao! Ciao a tutti.